un saluto a tutti ragazzi da Messi91, oggi siamo su One Piece Pirate Warrior 2 e siamo pronti per i diari secondari. Allora, dobbiamo fare il diario di Usopp, vediamo un po', no, suggerimenti là, difficoltà, ok, perfetto. Allora, mi avete chiesto di usare Sakazuki, mi pare, e Sakazuki ho scoperto essere Akainu perché non lo sapevo. Mi devo nascondere, ma non lo sapevo. Come non sapevo che lui è Kuzan, ma fa niente, sottile. E come non sapevo che lui è Borsalino, per esempio, ma non diciamolo troppo in giro, ecco. Andiamo col nostro Akainu. Un personaggio che io non avrei mai scelto perché mi piace poco Akainu. Liberato dal controllo del Dial, Aso perse completamente la fiducia in se stesso. Ok. Non va bene, se non riesco a trovare fiducia, di questo passo l'unica cosa rimasta è fare qualcosa di avventato e superarlo. Ehi, venite a combattermi, manderò a gambe all'aria ognuno di voi. Cioè, la trama più schifo vabbè, niente. Che figo però. Cioè, io non l'ho mai provato Akainu, non l'avrei mai usato perché come personaggio nel fumetto non mi piace molto. E vi ho già spiegato perché non mi piace molto. Però, proviamolo. Ok, sconfiggi Usopp, difendi il territorio. Tutto a posto qua, ok. Le monete sono a posto. Perché ci ho guardato prima, qui è tutto a posto perché, ok, corpo del leader, ok. Impostazione alleato Magellan perché voglio farvi vedere una cosa brutta di sto gioco. E vabbè, i berry non posso perché sto già a livello massimo, che è il 50, perfetto. Ah, tra l'altro, ora che mi viene in mente, è uscito il trailer di Pirate Warrior 3, ragazzi. L'hanno fatto vedere al Tokyo Games Show ieri l'altro, venerdì mi pare. E quindi è linkato sulla pagina Facebook del mio canale che trovate in descrizione e trovate anche in... Wow! Che figata! Che trovate anche in descrizione del video oppure anche nella pagina principale del mio canale, la trovate un po' dappertutto. Detto questo, mi sta piacendo tantissimo. Non pensavo di dire che... pensavo di dirlo mai che mi piaceva Akainu, ma è così. Mi sta piacendo tantissimo. Ma che figo! Ma che figo! Ma che roba! E chi ti molla più a te? Ma muori tantissimo. Sì, ok, questa inquadratura, grazie. Oh mio Dio! Nuovo best personaggio Eva. Best personaggio Eva. Vi ringrazio tantissimo per avermelo fatto usare, perché io non l'avrei mai usato di testa mia. Un po' come Teach, non l'avrei mai provato. Va che roba! Cioè, va che roba! Vabbè, sì, però... Mi dovete far finire gli attacchi, però. Va che roba! Va che roba! Tiè! La cattiveria, proprio! Che odio quei cosi con gli spuntoni! E guarda che ce l'ho pure io, che te credi, beh, uè! Amichetto Fritz! Muorici male! Non sento niente, guarda, non sento niente e nessuno. Ah, abbiamo carico Magellan. Aspettate che vi faccio vedere Magellan. Magellan, proprio la potenza di Magellan è una cosa... È indescrivibile. Magellan è un personaggio che, insomma, ha dato dei problemi, no? Quindi, ecco Magellan. Fine. Cioè, ha una posa, non ha neanche un attacco. Ha una posa del calendario. Tipo quello era settembre, per stare in tema, quella era la posa di settembre, lui viene, fa la posa e se ne va. Cioè, voglio dire, ok, sono personaggi che arrivano, cioè Magellan in questo gioco non c'era, sono personaggi che arrivano da Pirate Warrior 1, perché sono personaggi extra, chiamiamoli così, ce ne sono tanti altri come Magellan. Perché qui non c'è Magellan, però arriva da Pirate Warrior 1, in Pirate Warrior 1 ci abbiamo combattuto, quindi aveva moveset, aveva degli attacchi, aveva delle cose... Perché non trasportare... Non fatele nuove, non c'è bisogno di fare nuove. Trasportatele almeno quelle che aveva là. Trasportate qua, visto che l'avete fatto con dei personaggi. Oh mio Dio, che morte brutta. Comunque, stavo dicendo, lo hanno fatto con alcuni personaggi. Adesso, quando proveremo la ciurma di Rubber dei 2 anni fa, quelli che erano protagonisti di Pirate Warrior 1, vedrete che sono uguali, hanno gli stessi attacchi, gli stessi movimenti, tutto uguale. Quindi se lo hanno fatto per quei personaggi, perché non l'hanno fatto anche per questi? Cioè, ho capito che sono personaggi di supporto, però perché
schifarli così. Cioè, Magellan è anche un personaggio di supporto che però comunque ha avuto un ruolo abbastanza importante. Così è inutile. Potevano almeno fare in modo che si muovesse, che lo si potesse usare, come gli altri. E questa è una delle poche cose di Pirate Warrior 2 che non mi piace, perché ci sono tanti personaggi che sono stati gestiti in questo modo, cioè arrivano, si mettono in posa e se ne vanno, fanno un attacco ridicolo, tolgono un cacchio e praticamente ti fanno diventare l'attacco combinato inutile. Non lo usi, perché poi alla fine togli di più se lo picchi invece che chiamare l'alleato, quindi non lo usi. Non ha senso. Intanto proviamo un attacco speciale. Ah, Yusein Kasam, quello che ci usava sempre contro noi, ho capito. Mamma mia, 114 kill. Oh my god. Come dice qualcuno nella pubblicità di non mi ricordo cosa. Ma è bellissimo. Attacco semplice. Sto morendo tantissimo intanto, non fa niente. Lava dappertutto, lava everywhere. E le sto prendendo da tutti perché purtroppo, ve l'ho già spiegato, a difficoltà Uber bisogna avere i personaggi più di 50. Perché se si usano i personaggi al 50 si finisce così, si prende cazzotti un po' da tutti, quindi... Perché Akainu è un personaggio, sto vedendo, è perfetto, cioè è veloce, schiva, corre, fa attacchi veloci, sono di lava, sono potenti, è perfetto, però le sto prendendo ugualmente. Ma che roba! Schivare tantissimo qua perché c'è gente che attacca. Va che roba! Questo poi è bellissimo. Cioè, no vabbè, è un personaggio epico. Cioè, è fantastico. Non sto perdendo tempo, cioè ho visto che il mio obiettivo è ottieni 1000 kill e sto cercando di ottenerle, volendo. Qualche modo arcano ci sto provando. Però la gente ovviamente non muore mai perché siamo a difficoltà Uber, quindi... E quindi mo vi faccio un bel attacchino tutti in faccia, così morite un po'. Tiè, perfetto, no, 9, ne sono morti tantissimi, mio Dio, potevate sprecarvi un po' di più. Questo attacco, la figata proprio. Bello, bello, bello. Cioè, questo sta facendo la stessa cosa di Ener, no? Ener è un personaggio che in genere io non apprezzo molto, però in questo gioco lo apprezzo tantissimo, è fortissimo. E lui uguale, in genere non mi piace, però tipo è Dio qua. E quindi potrebbe anche piacermi, diciamo così. Sì, 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 ottimo, ottimo, ottimo. Ok, scappiamo da qua perché non c'è più nessuno. Andiamo a conquistare questo territorio, vai. Cosa c'è qua? C'è un grosso puntino giallo che è Però. Ho letto Però. 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 No, già mi ha tirato i fantasmini. Già sto depresso tantissimo. Sto depressa con la lava, non ti conviene, Però. Non funzionano i suoi fantasmini. Sto depressa con la lava, non ha funzionato. Ti faccio le chiappe a strisce ugualmente. Sa, ti faccio pure un attacco meteore. Qualcosa mi dice che non ha funzionato per ora. Stai morendo in malo modo. Guarda, guarda, ma che roba. Povera per ora. Vai, anch'io. Tiè. C'è pure Ace che la sta menando. Sì, vabbè. Rissa superona tantissimo. Mi sa che muore in malo modo veramente. Con quale urlo però. Ma che strage! Vabbè, chiamiamolo, non serve a niente tanto. Vai, nuova posa per il calendario e via. Ah, mo arrivi! Potevi arrivare con Magellan, almeno te la prendevi in faccia. Non è che ti sei risparmiato nulla, perché mo ti pigli le meteore, però vabbè. Ma che roba, metà di taglia abbiamo tolto. Piazzale Nord, che cacchio è? È posto mio? Via, via, scappa via. Ma Piazzale Nord è un territorio mio? Qual è Piazzale Nord? Aiuto. È quello là con i puntini rossi. Aspettiamo, andiamo a controllare per sicurezza. Perché se perdiamo il territorio perdiamo la partita. Questo è mio, ecco, grazie mille. Questo qui con i puntini rossi. Chi sono questi puntini rossi? Cacchio. È mio, sì, è mio. Pattume. Diatevi sto cazzotto. Via tutti da casa mia.
Via tutti da casa mia. Guai a voi. Guai a voi, via tutti da casa mia. Cosa sta succedendo qui? Non lo so, cose epiche. Cose epiche, attenzione. Fatto. Quella miseria, ritirata tripla. Vai, mandiamo pure lui così per toglierci lo sfizio. Fatto. Tanto mancano 50 kg e basta. Boh, perfetto, ora difendetelo però, eh. Cioè, non fatemelo fregare. Boh, difendetelo, mi raccomando. Nei guai. No! Perché sei andato lì? A noi non ce ne frega nulla dei gialli. Dobbiamo pensare ai rossi. Aso per a rosso. Frega niente del giallo. Chi è giallo? Chi c'è qua? C'era Perona. Perona frega niente di Perona. C'è Midok. Perché sei andato a rompere i maroni a Midok? Spiegami un po'. Mo ci ammazza tutti questo. Perché sei andato a rompere i maroni a Midok, caro del mio Ace? Che ti ha fatto di male? Scappa, scappa, via, via. Tanto abbiamo fatto le 1000 kill. Via, via. Via, via. L'ho schivato. Stare ben attenti. Adesso appena ho Lucky lo chiamo subito perché... mi do che ho un rompiscatole. Eccolo. Tanto... è pure caduto proprio, eh. È proprio caduto. Vabbè, brucia un po', Midok, intanto che aspettiamo che mi si carichi Lucky. Eccolo qua! Vai! E mi sa che ci muori malissimo, mi sa. Mi sa che ci muori in un modo... Che è successo? Mi si è caricato di nuovo Lucky. Beh, meglio così, guarda. Meglio così. Così andiamo avanti a pestarlo, che tanto... chiamare Magellan è come fargli la ceretta, tipo... serve a nulla. Boh, Magellan finiscilo, dai. Quello sputacchiettino di vita glielo toglierai, spero. Meno male. Almeno quello l'ha fatto. Ok. C'è gente però. C'è gente con gli spuntoni. Che è nervoso questi con gli spuntoni. Via. Oh, cazzo, non ho fatto in tempo a schivare. Vai in faccia, tutti in faccia, no, dovevi tirare tutti in faccia. Perfetto, andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo ad andare a battere Aesop. Robin ha assaltato la base alleata. No, Robin, che fai? Sorella Robin, cosa stai facendo? Perché? Sono qui, perché? No, quella è casa mia. Pattume, devo battere Aesop in fretta. E cioè, tu vuoi tirare una stella di fuoco ad un tizio fatto di magma, fammi capire. Fammi capire quanto puoi essere intelligente, insomma. Vai! Cioè, gli stiamo facendo non malissimo di più. Qua c'era una cosa utile. Dov'è? Eccola. Perfetto. Ma le botte che si sta prendendo velocemente però, perché se Robin mi conquista la base è la fine, è la morte nostra, non vedo niente, non vedo niente. Cosa succede qui? Vai Magellan, sei tutti noi, non è vero niente, una bugia enorme. Cioè non gli ha tolto un'attacca di vita, solo perché il range di quell'attacco è sotto i suoi piedi, tipo, non toglie sotto i suoi piedi e basta. Cioè veramente una cosa così inutile. Fly. Cioè, è come dire la saga di Impel Down con Magellan che non si muove e attacca sulla punta dei suoi piedi. Uguale, eh. Cioè, non è che... vabbè. Cioè, me lo gestisci così, come un babbo. A sto punto non metterlo di peso, fai più bella figura. Mi sa che sto attaccando il muro. Ma porca. Per meno male che ne ho un altro, guarda. L'ho indirizzata malissimo quella cosa. Addio. No! Ho colpito il capitano, si è sacrificato per Aesop, non ci credo. Ah, io mi devo sbrigare, però sto a picchiare il capo, ma non ho tempo, non ho tempo. Aesop, non ho tempo, devi morire subito. Morire subito perché Robin è pericolosa là. Non c'è nessuno che difende là. No, qualcuno c'è. Ecco, mi sa che muori malissimo. No, mi sa che muoio io. Aspetta, vai, fatto. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto proprio, forse. Perché io faccio puzza nera? Che succede? Ho preso troppo fuoco.
Cioè, sto andando veramente a fuoco io. Aiuto, vado a fuoco. Aiuto, vado a fuoco. Oh mio Dio, basta stupideggiare, mi sei giubbotto. Basta, basta. Ma dai, ma perché le sto prendendo? Cioè, siamo andati benissimo fino adesso, mo le sto pigliando da tutti, tipo. Che è tutta sta gente, mo? Ma che sta succedendo? Cioè, veramente si è rotto a Kainu, ragazzi, si è rotto a Kainu, non funziona più. Fai qualcosa, aiuto. Robin sta picchiando Ace. Perfetto, abbiamo vinto. Si era rotto a Kainu alla fine, non funzionava più. Oh mio Dio. Ah, sono stato sconfitto, ma mi sento meglio. Da ora in poi potete contare su di me. La trama più inutile di sto mondo, questo diario, ma fa niente. Ok, ragazzi, questo era il diario secondario di Usopp in compagnia di Akainu e del modello Magellan. E come sempre ricordatevi di lasciarmi un commento con scritto quale personaggio vorreste vedere nel prossimo episodio di Pirate Warrior 2. Non mi ricordo più il diario che dovremmo fare, perfetto, fantastico. Come sempre vi auguro una buona giornata, mi raccomando like e commenti al video, iscrivetevi al canale e ciao a tutti, ragazzi!